Bene, intanto che vengono tolti i nomi, chiamo sul podio i partecipanti alla tavola rotonda, che sono Gianluca Benamati, capogruppo del PD in Commissione Attività Produttive alla Camera, David Borrelli, eurodeputato Commissione ITRE Movimento 5 Stelle, Palma Costi, assessore alle attività produttive della Regione Emilia-Romagna, e Giuliana Gavioli, vicepresidente di Confindustria Modena e presidente Steering Committee del Tecnopolo di Mirandola. La premessa di questa tavola rotonda è che abbiamo a disposizione, se raccomandato il sindaco, numero 45 minuti, perché poi c'è un altro evento e quindi non possiamo sforare, quindi sarà veramente un botte risposta, che magari è anche un modo per, come dire, per mantenere più desta l'attenzione. Non posso che iniziare da Gianluca Benamati, capogruppo PD in Commissione Attività Produttive alla Camera, perché la provocazione di Rimondi prima sul payback, come dire, obbliga a una domanda al Presidente della Commissione Attività Produttive. Raccontato così da Rimondi non sta davvero da nessuna parte, no? come ragionamento. Ecco, per quel che ne sa, come ci si è arrivati e come lo si può ancora evitare? Poi dopo cominciamo con la tavola rotonda. Allora, grazie. Non ho la diretta competenza come commissione su questo settore, però come ci si è arrivati, visto che prima lei ha anche richiamato la questione delle pensioni, i temi delle pensioni, alcune cosiddette, diciamo così, interventi dei governi abbastanza estemporanei, e credo che però non dobbiamo dimenticarci come ci si è arrivati. Io lo dico non perché io sono il Partito Democratico, noi avessimo particolari responsabilità all'epoca, ma questo Paese ha rischiato il default nel 2011. Alcune misure di un certo tipo sono state assunte per evitare, perché sennò saremmo ingiusti, per evitare la bancarotta, fra le quali il tema delle pensioni che lei citava. Da questo punto di vista anche la spesa sanitaria è entrata nel mirino. Io credo che questo tema che lei sollecitava, che diceva Presidente prima e che richiamava il direttore, sia stata una misura, diciamo così, di emergenza che si possa ancora evitare con una serie di razionalizzazioni e di interventi più mirati, perché credo, e qui finisco visto che lei in questa prima fase voleva una risposta secca, credo che stiamo passando seriamente da una politica di tagli lineari a una politica di spending review e di tagli più mirati, che ci consentono non solo di risparmiare perché dobbiamo, ma anche di reperire risorse per qualche investimento, e gli investimenti nelle attività produttive sono quelli che noi riteniamo assolutamente prioritari. E allora vengo subito al tema della tavola rotonda, che non ha un titolo ma è evidente, è quello del come creare le condizioni e poi le premesse prima e le condizioni poi per poter avere sviluppo economico, sviluppo d'impresa. Lei è capogruppo PD in Commissione delle Attività Produttive, il Governo si è impegnato in una serie di provvedimenti effettivamente importanti per le imprese. Ecco, è questo, come dire, il primo seme finalmente di una politica industriale per il Paese? Ma io credo proprio di sì, riprendendo anche il discorso di prima. Questo Paese per 20 anni non ha avuto politica industriale. Io, che non faccio il politico di mestiere, ma faccio altre cose nella vita, sono un ricercatore appunto in questo settore, ho vissuto anche sulla mia pelle la mancanza di una politica industriale, di scelte per il mantenimento dell'industria in questo Paese. E devo dire che noi siamo a un punto in cui oggi il Paese si deve interessare, si deve interrogare e deve interessarsi chiaramente sul fatto che l'industria sia o non sia uno dei pilastri del suo futuro. Perché negli anni scorsi e negli anni passati questo è stato un tema che è rimasto troppo sotto traccia. Molte delle difficoltà che sono state qui enunciate, alcune che richiamava Squinzi ieri a Milano durante l'Assemblea Generale, un certo clima di non favore verso l'industria in questo Paese, non sono realtà false, non sono sensazioni, sono fatti, perché per troppi anni l'industria non è stata considerata per quello che è un patrimonio nazionale che concorre al nostro benessere, alla nostra stabilità. Allora, questo governo mi pare che abbia invertito un po' la rotta, si è tornati a parlare di politica industriale, approfitto ancora di qualche secondo,
significa sapere scegliere i settori su cui investire, fare una scelta che sia di previsione, mettere insieme alcune misure di politiche attive di sostegno alle aziende, dare una cornice quadro. E allora io mi dilettavo, mentre parlavate nella prima parte del convegno, a riempire un fogliettino con quelle che sono state le misure che in questi 15 mesi il governo, e il governo anche Letta precedente a questo, ha intrapreso. Io, se le posso richiamare brevemente, richiamo qui per la nostra memoria il fatto che, per esempio, per la prima volta si ritorna a parlare di sistemi di sostegno, diciamo, di intervento nei settori in crisi, il caso dell'ILVA, ma il Fondo Strategico Italiano per entrare nelle aziende che abbiano delle difficoltà, la società di turnaround che è stata realizzata col decreto legge banche ed investimenti per permettere alle aziende strategiche, ai comparti strategici, di superare la crisi. Fra le misure attive io vorrei ricordare la riduzione del costo del lavoro. Lei prima citava l'IRAP come una tassa, giustamente, che sostiene una parte del sistema sanitario e che è una tassa che ha delle caratteristiche di iniquità. Ma non solo quello, fa aggravare, ovviamente, fa crescere il costo del lavoro. Bene, questo governo ha ridotto sostanzialmente di 10 miliardi su base annua a favore dei dipendenti e di 5,6 miliardi a favore delle imprese, tagliando l'IRAP, un intervento sul costo del lavoro. C'è stato il tema, che credo qui sia ben noto, della riduzione degli oneri contributivi per le nuove assunzioni. Il tema che abbiamo oggi di fronte a noi è come portare avanti questo tipo di scelta, che sta dando chiaramente dei frutti. Ma io, guardi, elenco solo i titoli. Il credito, con il continuo rifinanziamento del Fondo Centrale di Garanzia, il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, non così ancora veloce come avremmo voluto, ma nemmeno in maniera insignificante. Le attività sulla ricerca, io ricordo quella questione del credito d'imposta sulla ricerca incrementale per il 25% del valore. Anche qui avremo un problema di stabilizzare questi crediti d'imposta non solo sui valori incrementali, ma sul valore totale. In questo caso siamo andati non solo sugli enti pubblici e sulle università, ma siamo entrati nel mondo dell'impresa, riconoscendo che l'impresa al suo interno fa ricerca. Io vorrei ricordare la nuova Sabatini, non solo perché è un emendamento parlamentare che ho firmato io, però la nuova Sabatini è qualcosa che ha già esaurito il plafond. Io ricordo qui, perché questo è un settore che è interessato, le misure per l'export. Adesso nel banche di investimenti noi abbiamo sempre parlato, quando si parlava delle popolari, delle sette popolari, ma in quel decreto legge c'erano cose importanti. La SACE, la Cassa Depositi e Prestiti, potranno realizzare un sistema di banca a sostegno dell'esportazione. C'è il tema del finanziamento che è stato dato allo Sblocca Italia per le attività di esportazione, anche con il voucher per gli esperti di internazionalizzazione nelle piccole e medie imprese e nelle reti di impresa. C'è il tema della promozione del Made In, proprio in questi giorni si sta discutendo di questo tema, forse in questa sede è meno sensibile, però in altri settori, anche qui vicino a noi, è assolutamente importante. Vado velocissimo, il tema delle start-up e delle PMI innovative che abbiamo introdotto di recente. Il tema dell'efficienza energetica e del prolungamento dell'eco bonus che vorremmo fare diventare permanente. A fianco di questo le modifiche del sistema, diciamo così, delle regole, quindi il mercato del lavoro, la sburocratizzazione, ma anche la modifica del procedimento di giustizia civile, perché fra le tante ragioni per cui in Italia non vengono a investire ci sono anche quella molto semplice, che se tu sei un imprenditore nordamericano e pensi di venire in Italia, di avere una diatriba con qualcuno, non sai come ci vieni fuori, perché i nostri processi sono, parlo di civile, sono fra i più lunghi nel mondo. Sto parlando appunto di questioni estremamente importanti. Ecco, io, per rispondere alla sua domanda, sono stato un po' lungo, ma siccome mi ero divertito a fare questo esercizio, direi che in 15 mesi, come ha riconosciuto anche Squinzi ieri nella sua relazione, abbiamo messo in essere una serie di azioni che sono
una traccia, una tela di politica industriale per questo paese. E devo dire, paese che si è salvato in questa crisi proprio perché c'erano i settori come questo che esportavano, innovavano ed esportavano. E noi siamo rimasti a galla per questi e oggi noi abbiamo il dovere di aiutare queste aziende, questi sistemi industriali a prosperare ancora di più. Bene, grazie all'onorevole Benamati. Dal Parlamento italiano passiamo a quello europeo e a David Borrelli, che è un eurodeputato del Movimento 5 Stelle. Anche lui faccio una domanda, come dire, fuori campo. Adesso, ma lo ricordava prima giustamente Benamati, si sta consumando questo scontro sul Made In, che vede contrapposta l'Italia e la Germania, in poche parole, in gran parte. Si invoca un intervento diretto di Renzi sulla Merkel, che non essendo Berlusconi forse qualche possibilità ce l'ha. E lei come la vede? Intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Non la vedo molto bene, purtroppo, non la vedo molto bene perché non c'è solo la Germania. La Germania fa da traino a molti paesi dell'est che quindi ovviamente seguono. Però la Polonia si è staccata, l'unica buona notizia. È perché è l'unico paese produttivo di tanti e quindi diciamo che c'è questo asse di paesi che seguono la Germania, ripeto, perché hanno un'economia molto legata a quella tedesca, e un altro filone di paesi che sono quelli soprattutto del nord Europa che hanno molta meno produzione e invece molto più commercio e che quindi sentono molto meno di noi questo fattore. È una battaglia durissima che durante il semestre italiano è stata fatta, soprattutto in Consiglio, più che ovviamente in Parlamento, perché in Parlamento è arrivato poco e purtroppo ha visto l'Italia in una posizione sicuramente di minoranza. Quello che in Parlamento stiamo cercando di far passare, se non altro come obiettivo minimo, è quello di estendere il Made In non solo ai prodotti classici da Made In, ma anche a tutto quello che non è food fashion, e quindi per esempio penso al marmo di Carrara, per fare un esempio, per cercare di far riconoscere anche questa parte di prodotti e farli registrare. Ecco, spesso l'Europa noi la sentiamo lontana come provvedimenti, salvo appunto i casi di questi nomi, di queste sigle. Le chiedo molto direttamente, cosa sta seguendo lei in Commissione per favorire lo sviluppo economico delle imprese e quindi lo sviluppo economico italiano? Io sono nella Commissione Ricerca, Energia e Industria e in Commercio Internazionale. Diciamo che il dossier più grande che sta arrivando e quello che sto iniziando a studiare è il Digital Single Market, quindi la possibilità di unire l'Europa dal punto di vista della comunicazione, delle infrastrutture tecnologiche anche dal punto di vista digitale. E questo è, a mio avviso, una grande opportunità per le aziende per due motivi. Il primo sicuramente è quel settore, quindi ci sarà, prevedo, una grande crescita di tutte le aziende innovative e tecnologiche che lavorano in quel settore, che ormai non è più un settore di nicchia, ma è la base anche di molte altre tipologie di aziende. E poi soprattutto perché in un momento di grande carenza di infrastrutture, investire in questo tipo di infrastrutture, che sono sicuramente le infrastrutture del futuro, potrà aiutare molto, molto le aziende. Grazie. Dal livello europeo torniamo al livello politico regionale con l'assessore Palmo Costi, che è assessore alle attività produttive dell'Emilia-Romagna. Le chiedo naturalmente una valutazione, una riflessione su quello che è stato fatto, diciamo, nel distretto e su quello che resta da fare nel post-terremoto, ma anche una riflessione su quelle che sono le politiche regionali per lo sviluppo del territorio in un momento in cui, come dire, sembra di cogliere qualche risultato positivo e cominciare a vedere il bicchiere mezzo pieno, no, rispetto all'attrattività del territorio. Sì, io ringrazio soprattutto per aver scelto per questo tour che Assobiomedica sta facendo il nostro distretto, perché credo che sia importante continuare a mantenerlo all'interno di un dibattito nazionale e sempre di più anche all'interno di un dibattito europeo, perché comunque molte politiche passano a questi livelli.
Ma io diciamo che faccio un'analisi unica, così cerco anche di accorciare. Sentendo le riflessioni, poi insomma sono riflessioni che nascono anche da anni di lavoro in comune con questo distretto, se dovessi dire quali sono stati gli elementi, diciamo, che hanno permesso di non fermarsi mai, ecco, a me quando mi dicono ma siete ripartiti, no, qui non ci si è mai fermati, si è continuato a produrre, si è continuato a lavorare, e anche capire quali sono gli elementi sui quali bisogna continuare a puntare per continuare a vincere una sfida difficilissima, insomma, di competizione mondiale. Ne dico alcuni e ne dico e li dico anche molto, molto veloci. Allora, la prima cosa, quando succede un disastro come il terremoto, o c'è un sistema che funziona oppure non è nell'emergenza che si riesce a costruire un sistema immediato. Lo dico perché in quel momento questo territorio, e per questo territorio intendo il sistema regione nel suo complesso, ha agito nell'immediato del 20, del 29, poi diciamo che ci sono state anche altre scosse che hanno peggiorato, perché insomma non è stata così semplice raccontarla, ha agito come se fosse un alveare, cioè tutti sapevano dove dovevano andare e che cosa dovevano fare. Si è detto della vicenda subito, di che cosa sarebbe successo se per caso si fosse fermata la fornitura di qua. Lì è scattato immediatamente, questo è stato il primo pensiero, perché qui siamo in una regione dove la sanità rappresenta uno dei primi beni di questa regione per i cittadini, ma voglio dire anche per il sistema imprenditoriale, per cui il fatto che sia scattato immediatamente è perché comunque qui c'era un sistema consapevole di che cosa c'era e di che cosa rappresentava. Lo dico perché la velocità, che è stato l'altro tema che ha agito, è quello che ci ha permesso di fare le scelte che sono state fatte. Si diceva c'era zero come normativa, c'erano zero soldi, però nell'immediato si è deciso scuola e lavoro, che sono i due punti sui quali questa terra, l'Emilia-Romagna, ha comunque sempre investito. E allora quali sono i punti, diciamo, cardini, in parte l'ha detto anche prima Veronesi nel suo intervento, ma tutti quelli che sono intervenuti, che ne hanno fatto il successo e sul quale dobbiamo assolutamente continuare. Allora, prima cosa sono le infrastrutture pubbliche. Infrastrutture pubbliche sono la scuola, scuola e formazione. E qui noi abbiamo costruito prima, ma dopo l'abbiamo rafforzato, un parco scientifico e tecnologico dove le scuole per noi sono un punto fondamentale, le scuole tecniche, e dove abbiamo anche arricchito, poi c'è Giuliana, parlerà lei di quello che è stato fatto, ulteriormente l'offerta formativa. Il tema della ricerca industriale. Noi abbiamo costruito in questi anni un sistema, un'infrastrutturazione pubblica, che sono la rete dell'alta tecnologia, dove abbiamo investito milioni, e dove la ricerca industriale per noi è uno degli altri grandi obiettivi. Il Tecnopolo di Mirandola si è alla fine deciso così velocemente, abbiamo messo 4 milioni di euro come regione, proprio perché comunque c'è un'infrastrutturazione, c'è un'idea di che cosa serve, voglio dire, al nostro sistema imprenditoriale. Il tema della sanità pubblica, questo è l'altro grande tema, lo diceva bene Veronesi. E qui io sono ottimista, come diceva prima il presidente Rimondi, qui non c'è un limite al miglioramento della qualità della vita e della possibilità di vita dei pazienti o dei nostri cittadini. Sapendo, voglio dire, che noi siamo in una regione, o comunque siamo un mondo in profonda trasformazione, dove ci sono, come si dice, il diritto alla salute è un diritto che sta crescendo velocemente, voglio dire, in tutto il mondo. E noi abbiamo la possibilità, perché lo siamo, di continuare un processo profondo di innovazione e anche di ricerca spinta. Gli ospedali degli anni 60, di cui parlava prima il dottor Veronesi, non sono gli ospedali di oggi, ma neanche la sanità. Allora, il fatto che questa regione continui ad investire nella sanità, ma in un processo di innovazione di sanità, cioè dove la cura e la prevenzione, perché sono i due temi, sta continuando a procedere e ad evolvere, è uno degli elementi fondamentali rispetto al sistema imprenditoriale che abbiamo in questa regione. E questo che ha detto il mio collega, così lo salto e faccio prima, è uno degli elementi questa mattina, è uno degli altri elementi su cui si deve basare con un raccordo ulteriore rispetto anche al passato. Il tema delle altre grandi infrastrutturazioni di cui abbiamo bisogno, una delle infrastrutturazioni su cui stiamo investendo fortemente come regione è il tema del digitale,
Cioè il tema della banda larga e ultralarga, visto che anche qui nel Tecnopolo abbiamo visto cosa significa, è l'altro grande tema sul quale noi stiamo investendo come regione, abbiamo intenzione di investire, e in questa zona, assieme ai comuni, stiamo decidendo anche alcune scelte importanti, perché questo è un altro elemento fondamentale. Poi c'è un tema di efficienza del sistema pubblico. L'efficienza del sistema pubblico, e qui ognuno chiaramente si può portare a casa il proprio pezzo, e io mi posso portare a casa il pezzo della regione, è fondamentalmente in certamente il tema dei pagamenti, e anche qui sappiamo cosa abbiamo fatto come Regione Emilia-Romagna subito dopo il terremoto. Noi abbiamo pagato velocemente, oggi paghiamo credo in 90 giorni, 60, forse 60-90 giorni, quindi, perché è un tema che è rimasto anche successivamente. Ma c'è un tema anche chiaramente, le cose che ho sentito oggi, che stiamo sperimentando sul terremoto e che noi abbiamo bisogno di affinare ulteriormente proprio per semplificare la vita a tutti. Però vorrei ricordare che in questo territorio abbiamo sperimentato un caso unico, credo, in Italia. Se voi ricordate, le imprese, appena successo il terremoto, non sono sottostate al meccanismo della verifica del sistema pubblico per verificare i danni. Le schede EDES noi le abbiamo utilizzate esclusivamente per le abitazioni. Le imprese hanno utilizzato l'autocertificazione o l'autodichiarazione, o chiamiamola come ci pare, con professionisti privati. Questo è stato un esempio, credo, e lo continuo a dire perché in questo marasma viene sottovalutato, è stato uno degli elementi fondamentali, perché le imprese si sono permesse di iniziare immediatamente con tecnici di fiducia di fare tutte le operazioni che dovevano fare, con tutte le perizie giurate, tutto quello che, eccetera. Allora, questo che abbiamo sperimentato, che è diciamo un modello, diciamo un'esperienza unica che abbiamo fatto ma che sta funzionando, stiamo cercando, voglio dire, di estenderlo. Vi posso dire che ci siamo arrivati? Questo lo so, che è il tema della burocrazia. No, non ci siamo ancora arrivati, perché è un processo sul quale abbiamo bisogno assolutamente di come si dice, di lavorare da parte nostra per togliere dei pezzi che sono chiaramente debordanti. Dall'altra parte dobbiamo assolutamente rafforzare anche la capacità di essere responsabili, cioè la semplificazione vera si ha quando c'è un sistema dove ognuno è responsabile fino in fondo di ciò che fa rispetto alle funzioni chiaramente che ha, e ne risponde fino in fondo. Oggi purtroppo in Italia non è sempre così, parlavamo della giustizia civile, ma potremmo parlare, però su questo credo che ci sia necessità di lavorarci, ci stiamo lavorando, conosco i problemi che sono stati sollevati e chiaramente il nostro impegno è quello di continuare a lavorare. Termino con una cosa, perché so che una parte l'aspettano, i fondi europei. Lo diceva prima il Presidente Bonaccini, noi partiremo a breve con i due bandi, che sono quelli della ricerca per le imprese, saranno 30 milioni di euro, il bando uscirà alla fine di giugno, e 35 milioni invece per i laboratori e quindi la struttura dell'alta, la nostra struttura di ricerca di alta tecnologia. Quindi questi sono, le grandi imprese possono partecipare assieme alle piccole e medie imprese, quindi volevo dirlo perché era un impegno che ci eravamo presi e chiaramente noi lo costruiremo e lo faremo. Bene, grazie all'assessore Costi. Effettivamente quando si parla di burocrazia la si vede sempre, come dire, come un peso. Non bisogna però neanche dimenticare che i controlli servono, come dimostrano purtroppo le infiltrazioni dell'economia criminale in quella non criminale, e come anche purtroppo la burocrazia non basti, ma senza alcun controllo temo che sarebbe ancora peggio. Sentiamo ora da Giuliana Gavioli, che è vicepresidente di Confindustria Modena e presidente dello Steering Committee del Tecnopolo di Mirandola, la ragione per cui è nato questo Tecnopolo, che è un po' figlio del terremoto e della ricostruzione, come è nato e quali obiettivi si pone. Sì, il Tecnopolo di Mirandola, l'abbiamo visto, è stato presentato, è un laboratorio di idee, un laboratorio per l'innovazione, ed è nato proprio per favorire l'innovazione a livello territoriale per le industrie del territorio. Io vorrei dire due parole. Il Tecnopolo, o un parco tecnologico scientifico, un incubatore, chiamiamolo come vogliamo, era un desiderio ed è stato un desiderio da parte di tutte le imprese da circa 20 anni a questa parte. Quindi quando diciamo è figlio del terremoto, è chiaro che non amiamo questa terminologia, perché cioè noi non vogliamo vedere il terremoto come un'opportunità, però è stata effettivamente l'opportunità
di vederlo realizzato, perché in quel momento, come ha ricordato il presidente Rimondi, l'Italia, ma specialmente la nostra regione, si è resa conto di avere un distretto industriale molto importante in questa zona. Abbiamo capito, e lo sappiamo benissimo, che innovazione e formazione sono i cardini per dare sviluppo ad un territorio industriale, e quindi quello è stato il momento in cui la regione ha deciso di finanziare un tecnopolo su questo territorio. Però su questo tecnopolo vorrei dire due parole. Io a questo tavolo, lo sapete tutti, sono un tecnico, io non sono un politico, quindi mi scuserete se parlo di questi aspetti proprio dal punto di vista tecnico. Questo tecnopolo è stato voluto dall'inizio, dalla regione, proprio con il bando, come un tecnopolo diverso dagli altri tecnopoli, dal punto di vista della progettazione e dal punto di vista della gestione. A differenza di tutti gli altri tecnopoli, direi nazionali, non solo dell'Emilia-Romagna, questo tecnopolo è stato progettato dalle industrie e da alcune persone delle industrie, assieme all'università e assieme a Demo Center, che è un centro di trasferimento tecnologico. Quindi le industrie hanno portato con i loro tecnici, e in particolare sono state le industrie multinazionali che hanno partecipato, ma non solo, anche alcune industrie locali altamente qualificate dal punto di vista tecnologico, che hanno dettato la progettazione del tecnopolo, e non solo le linee di ricerca del tecnopolo, ma anche la governance del tecnopolo. Su questo noi abbiamo veramente, ma non solo noi, puntato i piedi per avere un tecnopolo che decide le proprie, chiamiamole, politiche di innovazione industriali con le aziende del territorio. Io lo so che ci sono state molte polemiche, e riprendo un po' la reazione di Squinzi di ieri, perché anch'io c'ero e mi è piaciuta molto sotto alcuni aspetti. E uno degli aspetti che lui ha puntualizzato è stato proprio questo: tutte le volte che c'è qualcosa di nuovo in Italia nasce il comitato contro. Allora, anche qua, nel caso del tecnopolo, è nato il comitato contro. E va bene così, cioè è probabilmente un'abitudine italiana. Io però mi sono detta, bene, io e gli altri colleghi, perché li chiamo colleghi, che hanno partecipato alla realizzazione di questo tecnopolo, compreso alcuni professori universitari che ci hanno creduto veramente, ci siamo detti, bene, prendiamo questo obiettivo, seguiamo questo obiettivo. Ne parlavo proprio con Palma, non guardiamo in faccia nessuno, non ascoltiamo nessun contro, siamo convinti noi e le istituzioni che questo è quello che si deve fare, e questo è quello che abbiamo fatto. Scusi, ma perché erano contro il tecnopolo? Capisco contro la ferrovia della Val di Susa, no, lo capisco, ma guarda, poco, ma diciamo... Ma non ci mettiamo neanche, scusi, ma perché perdiamo contro tempo? L'infrastruttura, contro i ricercatori. Ma non perdiamo tempo in queste cose, sinceramente, proprio come dice Squinzi, è naturale, in Italia è così. Quando si fa qualche cosa di buono o di non buono, è ovvio che quando si fa qualche cosa si sbaglia. Credo che fare significa anche sbagliare. Quindi è evidente, ci sono anche dei motivi. Io non voglio dire che non ci sono dei motivi, che non ci sono anche... Noi siamo abituati a livello industriale di analizzare tutto con i pros e i cons. Quindi non è che tutto va bene o tutto va male, però io non perderei tempo sul contro. Io lo so, ci sono stati dei motivi, ma tra i più disparati, io non li vorrei neanche citare, perché poi non li so neppure tutti, anche perché, visto che sono un'eterna, anch'io, ottimista e una passionale nel mio lavoro, mi sono detta... Va bene, cioè qualcuno non è d'accordo, io credo fermamente sia così. Mi sono trovato in una situazione particolarissima in cui ho trovato le istituzioni con me, il sindaco di Mirandola con me, la regione con me e con gli altri colleghi, e quindi mi sono detta no, quella è la strada giusta, e questo è stato fatto. Aggiungo che oltre a questo è nato anche un ITS, un post diploma per l'education, e quindi per tecnici dell'industria, sempre per studenti che si sono diplomati con diplomi tecnici, che hanno deciso di non andare all'università e hanno deciso di specializzarsi, e anche questo è stato realizzato. Quindi anche in questo caso aggiungo solo una cosa: è nato, noi sappiamo che c'è tantissimo da fare, ne sentiamo la responsabilità,
ma in ogni caso adesso c'è, 20 anni fa non c'era, 15 anni fa non c'era, adesso c'è. Grazie. Abbiamo un quarto d'ora per l'ultimo giro di domande e di risposte che saranno per forza di cose telegrafiche. Gianluca Benamati è un parlamentare ma è anche un ingegnere chimico, quindi ha una forte, diciamo, caratterizzazione professionale, personale di studio. Quindi in qualche modo è anche vicino per competenza quello che si produce, si studia e si traffica, diciamo, ammirandola. A livello diciamo, di legislazione, di normativa, al di là del payback, che abbiamo capito più o meno come è nato e speriamo che sia sabbia che viene tolta dall'ingranaggio, cosa si potrebbe fare per favorire il tessuto produttivo mirandolese? Ma io, come dicevo prima, anche perché oltre ad essere ingegnere chimico appunto vengo dal mondo della ricerca, credo che ci sia il tema che abbiamo posto all'inizio dei nostri interventi, cioè sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica e in ricerca sono le vere, credo, chiavi di successo per questo settore. Il fatto che la vicepresidente di Confindustria Modena ci raccontasse la questione del Tecnopolo, che è sostanzialmente ricerca e formazione unite all'industria, sono, diciamo, l'asset vincente per questa realtà. Quello che può e deve fare il governo, ma credo che la maggioranza e il governo vadano su questa linea, è appunto continuare con gli investimenti in questo settore. Come dicevo prima, per esempio, per le aziende si sta pensando a livello di governo e di Parlamento a misure che rafforzino i crediti d'imposta per la ricerca in azienda. Adesso ci sono il 25% in maniera differenziale sull'incremento dell'attività di ricerca svolta, c'è il tema di come mettere a regime questo. C'è il tema di aiutare questo tipo di aziende. Io credo che alcune cose fatte con le start-up innovative e le PMI innovative, che hanno una serie di facilitazioni, siano importanti per questo territorio, perché credo che tutti lo sappiano, però il regime delle start-up innovative e delle PMI innovative che sono stato introdotto successivamente crea un riconoscimento per tipi di aziende come queste che permettono regimi anche fiscali, addirittura più di favore, ma per esempio adempimenti burocratici meno onerosi, il tema della firma digitale per l'apertura dei sistemi dell'azienda, eccetera. E tutta una serie di questioni. Io credo che quindi il governo e la maggioranza abbiano chiaramente in animo di proseguire su questa strada. Uno, investimenti in ricerca, perché questa la consideriamo una priorità. Due, favorire gli investimenti all'interno di questi settori produttivi, che come per altri, dico anche l'aerospazio e il biomedicale, è un settore strategico per il Paese. Lo dico non perché sono qui, lo dico perché lo diciamo sempre. E queste siano unitamente anche alle politiche di formazione e, se mi consente, anche al rafforzamento delle prime cose che sono state fatte per il rientro dei cervelli in fuga, perché in alcuni provvedimenti abbiamo anche inserito misure di questo tipo, siano le cose concrete che si possono fare a livello centrale, per le quali penso questo comparto e questo territorio possono trovare giovamento. Bene, grazie. Sempre a livello di sostegno per le imprese, qui veniamo a David Borrelli, eurodeputato dei 5 Stelle, c'è il grande capitolo Horizon 2020. Ecco, come può essere sfruttato questo per le piccole e medie imprese e per le start-up? Allora, diciamo che Horizon 2020, secondo me, è molto importante soprattutto per il settore di cui stiamo parlando oggi. Parliamo del programma di ricerca e di sviluppo più grande che l'Europa abbia mai messo in piedi, parliamo di circa 70 miliardi di euro. Io sentivo prima il Presidente Bonaccini parlare di circa 600 milioni di euro di fondi per il FESR, bandi da 30-35 milioni. Ecco, giusto per capire un attimo, per dare due cifre, parliamo di circa 24 mila milioni di euro su
proprio questo tipo di ricerca qui, cioè quella tecnologica, quella innovativa. Ci sono bandi per milioni e milioni di euro, così come per esempio ci sono 13.000 milioni di euro per quanto riguarda l'aiuto, e qua mi rifaccio anche a quello che è stato appena detto sulla fuga di cervelli, per i ricercatori promettenti e innovativi che lavorano nel nostro territorio. Così come per esempio ci sono 2.800 milioni per le infrastrutture come quella che avete realizzato qui con il Tecnopolo. Quindi il mio consiglio è quello di tenere un occhio alla regione, ma soprattutto tenere un altro in Europa, perché programmi come Horizon 2020 possono distribuire enormi risorse sia ad aziende strutturate sia a start-up. E sulle start-up apro una piccola parentesi che riguarda il piano Juncker. Forse avete sentito che la nuova commissione che si è instaurata adesso a novembre ha lanciato questo piano molto interessante che dovrebbe avere come fondo circa 315 miliardi di euro alla sua fase finale. Di questi 315, 75 miliardi sono proprio saranno destinati proprio a quelle piccole e medie imprese, alle start-up altamente innovative. 240 miliardi invece saranno proprio nelle infrastrutture, quindi anche prima, quando sentivo parlare il Presidente che servono le infrastrutture, le strade, la logistica, ecco, questi sono fondi che assieme poi a Horizon, perché questi sono fondi in aggiunta ai programmi già esistenti, possono dare una grande mano. Quindi al posto di chiedere sempre al governo italiano di fare sforzi, perché poi sappiamo che il bilancio è quello e quindi la coperta è un po' corta, guardare un po' di più all'Europa tutti insieme, dal piccolo comune allo Stato, potrebbe aiutare, perché lì i fondi ci sono e sono tanti. Non nego che ci sono un paio di problemi. Il primo è sicuramente quello che avete citato tutti, della burocrazia, con uno step ancora più elevato in Europa. Io chiaramente vedo la faccenda dal lato europeo. L'Europa tende a unificare e a standardizzare un po' tutti i processi, che è sicuramente un qualche cosa di virtuoso e giusto. Quello che manca è che normalmente poi questa struttura, che dovrebbe sostituire gli ambiti nazionali, di fatto si sovrappone, aggiungendo burocrazia a burocrazia, e questo uccide le aziende, lo dico da imprenditore e non da politico. Quindi qua serve uno sforzo unanime, quindi bisogna togliere le bandierine di partiti e partitini, fare fronte comune e abbattere questo muro, che è veramente uno dei problemi più grossi che ha l'Italia, ma soprattutto l'Europa. E il secondo punto che dobbiamo anche lì un po' superare, e lo diceva anche qui il presidente di Assobiomedica, mi ha anticipato, è proprio riuscire a fare rete e fare sistema. Io credo che l'Italia abbia grandi eccellenze, qua ce n'è un esempio assolutamente virtuoso, addirittura primo in Europa. Abbiamo tutto quello che serve per poter ottenere molto di più di quello che otteniamo. Lo vedo, e fa molto male da parlamentare italiano, paesi con molte meno risorse del nostro paese, con molte meno eccellenze, riuscire a ottenere di più perché quel poco che hanno riescono a metterlo insieme. Qui io lancio un appello a tutti quelli che sono a questo tavolo e tutti i presenti. Anche questa, secondo me, è un problema a volte di bandierine. Dobbiamo cominciare a uscire da questi schemi del proprio orticello, cominciare a unirci, cominciare a mettere insieme, come giustamente si diceva, le migliori università, le migliori aziende, le migliori start-up, i migliori cervelli, la politica, tutti insieme, anche guardando all'estero, perché l'Europa premia tutti i progetti che guardano anche all'estero. Se riuscissimo a fare questo, molti di questi 70 miliardi di Horizon 2020 e molti di questi 315 miliardi di euro del piano Juncker potrebbero arrivare in questo paese e rilanciare davvero l'economia, senza andare a tagliare il bilancio dello Stato, peggio ancora delle regioni. Non parliamo dei comuni, che molto spesso hanno difficoltà addirittura a mantenere i servizi obbligatori per legge. Ecco, potremo accedere a questi fondi europei, che poi sono soldi nostri, sono soldi vostri, sono soldi delle aziende, che vanno a finire in Europa e che molto spesso vanno poi invece in altri paesi. E questo, visto da un parlamentare europeo italiano, fa malissimo.
Grazie. Grazie David Borelli. Palma Costi, noi mettiamo in campo 30 più 35 milioni, sono 65, sono già tanti, ma rispetto ai miliardi comunitari naturalmente sembrano niente. Le chiedo, da anni la Regione investe in ricerca e innovazione, lei che percezione ha dell'utilizzo, diciamo, che le imprese fanno di questi denari? Effettivamente è una ricerca che porta frutto, è una ricerca che potrebbe essere fatta meglio? Ma se devo partire da quello che abbiamo sperimentato proprio qui in questa area, perché quando dico che qui c'è stato un sistema efficiente dove il pubblico, quindi la regione, assieme ai comuni, ma assieme a tutti gli altri, hanno svolto un ruolo importante, è stato anche quello, nel momento della difficoltà, di ragionare immediatamente sul futuro. Noi abbiamo detto qui non ci si può fermare, il manifatturiero per noi è un punto fondamentale ed è un manifatturiero che può vincere se continua ad innovare e chiaramente ad avere anche una possibilità di fare ricerca industriale. Per cui uno dei primi provvedimenti che fu fatto, oltre ad una serie di finanziamenti per l'emergenza, furono stanziati 50 milioni di euro destinati solamente a questa zona, e questi sono stati utilizzati, piccole, medie, grandi. Abbiamo anche qui cercato di fare un meccanismo semplice per accedere, e credo che queste risorse, oltretutto una quota molto importante è stata assorbita proprio dal sistema del biomedicale, e credo che queste siano state risorse, assieme al biomedicale, assieme alle scuole, all'ITS, al master con l'università, che hanno permesso comunque alle nostre aziende di fare un salto di qualità. Per cui io sono, come si dice, per l'esperienza che abbiamo avuto qua, ma anche per l'esperienza che abbiamo a livello regionale, diciamo, queste risorse sono risorse non chiaramente risolutive, ma sono risorse importanti per poter procedere. Però noi non ci fermiamo qua. Prima si parlava dell'Europa. Allora, le scienze della vita sono uno dei grandi settori dove bisogna avere il coraggio di investire. Questa regione ha intenzione di investire, perché comunque è uno dei grandi, diciamo, settori della specializzazione intelligente, dove l'Europa sta puntando anche con risorse. Per cui noi ci stiamo candidando a fare la nostra parte con i fondi europei, che sono quelli chiaramente che abbiamo a disposizione. Questa è solo la prima tranche, poi avremo anche quello per l'innovazione e quant'altro, ma quello che noi vogliamo costruire è un sistema che, rispetto ad alcuni settori fondamentali come quello della scienza della vita, che è un settore di grandi prospettive, dove noi qua in Emilia-Romagna, soprattutto in questo territorio, siamo leader nel manifatturiero, un manifatturiero davvero ricco e avanzato, bisogna che siamo in grado davvero di essere in grado di partecipare anche ai fondi, come si dice, di Horizon e ai fondi europei. Dobbiamo essere in grado di costruire davvero una rete di laboratori. Questo, il laboratorio di Mirandola, fa parte di una rete, voglio dire, più grande, ma deve essere ulteriormente rafforzata, e dove, lo dico sempre, il rapporto tra impresa e ricerca, quindi ricerca industriale, quindi laboratori di ricerca, università o altri soggetti, deve essere un rapporto stretto. Questi soldi devono essere investiti per costruire ricerca industriale, che alla fine deve avere delle ricadute profonde rispetto al tema dei prodotti, rispetto al tema della occupazione, e quindi della capacità del nostro manifatturiero, che lo immaginiamo già manifatturiero del futuro, di essere competitivo sui mercati mondiali. E noi lo siamo se continuiamo ad innovare e ad essere pronti, come abbiamo fatto fino ad oggi. Strategia fondamentale in tutto questo, un altro pezzo, è il tema delle start-up. Oggi se ne è presentata una, è una delle nostre start-up, ma ne abbiamo tantissime altre. Noi siamo la regione, dopo la Lombardia, che ha maggiori numero di start-up a livello, come si dice, proprio di start-up innovative, ma anche perché qui si è investito anche rispetto a questo tema. Noi abbiamo un sistema che non è fatto solo dalla regione. La regione, voglio dire, è un po' quella che si ha, che produce una governance, ma è una governance che riguarda i territori, dove sono protagonisti tutti, e dove le start-up oggi sono un elemento, soprattutto quelle innovative, davvero importanti. Sono un pezzo del nostro futuro. Mettiamo a disposizione spazi, oggi abbiamo visto una parte, ma li abbiamo in tutto il territorio regionale, mettiamo a disposizione risorse, ma mettiamo a disposizione anche un sistema di servizi, di informazione, di capacità di essere vicino alle imprese, che è quello che è servito, scusate questa citazione, tutte le volte che vado a vedere la Dallara,
eccetera. L'ingegner Pontremoli, insomma, cita sempre questo suo rapporto con diciamo il governatore dell'Indiana, se non sbaglio, e dove dice: io sono andato e il governatore mi ha accompagnato. Bene, noi l'abbiamo fatto in questo territorio quando c'è stato il terremoto, come istituzioni, come regione, come sindaci. Quello che noi vogliamo fare è continuare a accompagnare anche in un dibattito dialettico, giustamente, perché deve essere così, perché le cose non sono mai date una volta per tutti, e ciò che non va deve essere cambiato e dobbiamo avere il coraggio di cambiarlo. Ma questo credo che sia l'unico modo e il modo più serio e più corretto per continuare ad essere vincenti come regione Emilia Romagna in un settore che è il manifatturiero, dove molte imprese stanno ritornando ad investire. C'è il rientro, ero ieri a Wellness a Rimini, alla fiera, ci sono imprese che stanno riportando le produzioni da noi, perché la qualità che c'è, ed è vero, lo diceva prima il professor Veronesi, la vera grande ricchezza sono le persone, il capitale umano e la capacità, il genio della nostra gente, sia esso imprenditore, abbiamo un imprenditore ogni 10 in questa regione, e sia per quanto riguarda tutta la parte, voglio dire, dei lavoratori e di tutto ciò che fa parte del processo produttivo, degli insegnanti, dei ricercatori. Noi vogliamo essere davvero, noi siamo, crediamo, una regione attrattiva. Metteremo dei finanziamenti, non vedo più il dottor Marchesini, ma l'ha detto prima il Presidente, ho evitato di ripetere alcune cose. Abbiamo leggi che sono innovative anche in questo senso. Noi vogliamo attrarre investimenti, che significano imprese, talenti, persone, ricercatori. Vogliamo davvero essere una società regionale intelligente, che ha comunque nel manifatturiero il punto fondamentale, oltre all'agricoltura, scusatemi, perché è l'altro grande settore che abbiamo in questa regione. Bene, grazie. L'ultimo veloce passaggio con Giuliana Gavioli. Le chiedo molto velocemente tre cose che sarebbe veramente utile che il livello centrale, il livello regionale facessero per l'area, per il distretto di Mirandola. Allora, partiamo dalla prima. Abbiamo parlato oggi di tagli trasversali e di payback. Io credo che sia stato evidente per tutti, questo sarebbe veramente un disastro per il nostro settore. Quello che noi chiediamo è quindi di vedere le aziende non come, diciamo, non voglio dire un nemico, ma comunque come un partner con cui fare team. E abbiamo visto da stamattina l'elemento del lavoro di squadra, e fino anche durante la tavola rotonda di adesso è stato portato avanti da tutti con convinzione. Quindi quello che noi chiediamo è di avere come partner gli imprenditori, e quindi forse di pensare che probabilmente i risparmi si fanno anche con la riduzione degli sprechi. Noi siamo molto abituati a farlo in azienda, applichiamo Lean in tutti i nostri settori. Io ho visto applicare Lean anche presso gli ospedali, addirittura i reparti di terapia intensiva, con un'efficacia incredibile, perché oltre alla riduzione della spesa sanitaria abbiamo visto un miglioramento delle condizioni del paziente. Quindi eliminare gli sprechi non vuol dire tagliare dispositivi, tagliare l'assistenza sanitaria. Questo mi sembra uno degli aspetti, lo dico sinceramente, seriamente e di nuovo col cuore. Credo che io dal governo centrale mi aspetto quello che ho visto essere il comportamento delle autorità locali e regionali. Sinceramente è questo quello che mi aspetto, vedere l'industria e le imprese come un partner con cui dialogare e decidere sulle politiche industriali. Questo è, secondo me, l'aspetto più importante. Poi lei mi ha chiesto altre due cose. Allora, io credo che l'unica cosa, ripeto le parole di qualcun altro, continuare a fare le riforme. Secondo me, io non voglio andare avanti, ma abbiamo parlato di burocrazia, abbiamo parlato di questi aspetti, e questo è molto, molto importante. E sostenere quindi la ricerca, l'ultimo punto, l'innovazione, la ricerca sul nostro, parlo del nostro territorio in questo momento, ma è ovvio che mi riferisco a tutta la parte di attività industriale del nostro paese, e la formazione per permettere al nostro paese di crescere. Bene, grazie. Io ringrazio chi ha avuto la pazienza di ascoltarci finora, e vorrei concludere con una brevissima riflessione, riagganciandomi a quello che diceva prima l'assessore Costi. A un certo punto ha detto: le cose non sono mai date.
Ed è una grande verità. Noi davamo per scontato la stabilità del territorio, all'improvviso il territorio è cominciato a ballare. Davamo per scontato il benessere economico, all'improvviso il benessere economico, abbiamo visto che la crisi se lo può portare via in poco tempo. Diamo per scontata la salute, invece vediamo che, ecco, davvero bisognerebbe abituarsi a pensare che, non essendo le cose mai date, bisogna come dire, meritarsele e guadagnarsele, proprio a partire da questa percezione di benessere che l'Emilia aveva e che considerava quasi in natura, quasi come l'aria fosse respirabile e il benessere appunto fosse per sempre. Il benessere è frutto di un'attività d'impresa, è frutto della produzione fondamentalmente, almeno per l'Emilia Romagna di sola finanza non si vive, è frutto di un assetto politico, di un assetto amministrativo efficiente, è frutto anche dei comportamenti personali nostri coerenti e onesti. Io credo che questo sia il modo migliore per ricordare, come dire, chi si è impegnato a risollevare questo territorio. Questi comuni che ancora portano, basta guardare le case, ancora portano i segni di quello che è capitato, che però ha avuto la straordinaria forza di ripartire e anzi di migliorare le proprie performance. Quindi ancora grazie per questo impegno, grazie ai dipendenti, grazie agli imprenditori che ci stanno credendo e speriamo che il distretto, come dire, non muoia di payback. Grazie a tutti, arrivederci. Thank you.